ho saputo reggere bene l'emozione, nel senso che non mi tremavano le gambe, su questo sono sincero. E quindi sono entrato con tranquillità e non ho pensato per niente che potesse andare bene, male, come andava, andava, però l'importante è entrare tranquilli. Per qualsiasi bambino, qualsiasi ragazzino comunque stia crescendo, e un giorno o adesso può essere il massimo arrivare in Serie A. E io penso che non mi sento addosso nessuna responsabilità, faccio tutto tranquillamente, per fortuna. E quindi sì, è stato qualcosa di incredibile, perché per chi è vero palermitano e chi io, il primo tifoso per questa maglia, per me è una grandissima soddisfazione, sia per me sia per i miei genitori che hanno sempre comunque contribuito a tutto questo. È un allenatore preparatissimo. E già si vede per il gioco che esprime. Cerco sin dal primo giorno di ritiro intanto di apprendere da tutti. Comunque il più piccolo è logico che devi apprendere da chiunque, visto che comunque sta lì. E niente, con Alino ho un rapporto ottimo, come anche con tutti gli altri compagni di squadra. E cerco di rubargli, giustamente, visto che hanno molta esperienza e tanti anni di A, anche di B, comunque di calcio professionistico, qualsiasi cosa, anche gli atteggiamenti fuori dal campo. Ci siamo sentiti anche prima della partita, perché comunque voi sapete che ha avuto un problema al ginocchio, e così ci eravamo sentiti per comunque gli auguri e mi ha fatto un grande in bocca al lupo. Sì, siamo abbastanza amici con Nino, siamo molto attaccati. Io quello che posso augurare a tutti i ragazzini di non solo palermitani, parlo di tutti gli italiani, di tutto il mondo, che se ancora c'è veramente una speranza per comunque andare avanti, e quindi se si vuole inseguire qualcosa di vero, non solo nel pallone, ma anche fuori, se si ha un sogno si deve inseguire fino all'ultimo, perché comunque se ci metti determinazione, sacrificio, che è quello che ti porta avanti, riesci poi comunque a coronarlo. Qualsiasi giovane può dare il contributo all'allenatore, a questa società. L'importante è sempre, come dicevo prima, se si è chiamati in causa, rispondere in maniera giusta e determinata per dare comunque contributo a questa squadra. Innanzitutto ringrazio il presidente Maurizio Zamparini per questa, diciamo, possibilità, questa fiducia ricambiata nei miei confronti, perché crede veramente tanto in me. Poi ringrazio anche comunque dal primo allenatore che ho avuto nei Pulcini, che è Diego Tutrone, a finire il mister Giovanni Bosi della Primavera, che comunque mi ha sempre sostenuto, come anche ha fatto Dario Baccini, il direttore, e Sandro Porchia e tutto lo staff. Già giocare al Barbera davanti a tutta quella gente è qualcosa di indescrivibile, perché appunto è palermitano come me. E visto che sono io il primo tifoso, ci tengo più di ogni altra persona, che comunque lottare per la propria maglia è qualcosa di fantastico.